Buonasera e benvenute da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Giusy sta un attimo a bevere un goccetto d'acqua, visto che erano le 4 e 10 di sabato 17 aprile. Ho iniziato io cliccando, ho iniziato io. Buonasera e benvenute a tutte quante. Allora, oggi cogliamo l'occasione di fare gli, ecco Giusy, di Eccomi. fare gli auguri a tutte coloro che compiono gli anni oggi. Soprattutto a Valentina, mia cugina, ma facciamo tanti, 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 tantissimi auguri a Federica, Auguri, che è Fede. la sorella di Giusy. Tanti auguri. E tanti auguri anche a Josie, la mia amica di casetta, anche lei Giusy, fa gli auguri a auguri tutti per il quanti, auguri a tutti compleanno. quanti. Eccole qui, ciao Marianna, ciao Susanna, Emilia, Katia, Elisabetta. Sabato 17 aprile, compleanno di Federica e sono le ore 4 e 10. All'incirca. Valentina, ciao Rosella. Marianna, grazie col www.mochimaggi.it. Lo fissiamo. Ciao Sabrina, ciao Manuela, ciao Imma. Arianna, Andrea, Lidia, Silvia, ciao Paola, Benvenute. ciao Elisabetta, dice auguri a tutti, ciao Irene, Amalia, ciao Ciao Irene. Roberta, ciao Leonora, ciao Luisa, ciao Rossella, ciao Elga, Roberta Galizia dice ciao bellezze, Ciao sorelle. ciao Rosita e ciao Deborah. Ciao benvenute. Emanuela, Mara, Eloisa, ciao, Francesca, Luisa, ciao Mochine, Ciao. ciao Giusy, ciao Loredana, dice auguroni a tutte, Grazie. Rosella dice auguri a Federica e Valentina, Grazie. ciao Alice, Angela, Marianna, Rispondiamo noi Olimpia, per loro. sì, ciao Silvana, ciao Nadia. Ben arrivati. Oggi triplo spacchettamento Con salto mortale. con salto mortale, sì. Ciao Daniela, ciao Irene, Giovanna dice anche mio fratello oggi compie gli anni, E sono allora auguri 39. pure al fratello di Giovanna! Ciao Brigida, Mariella, Ciao! Claudia, Franca, ciao Maria Pia. Ah, Maria Pia, tieni d'occhio la diretta, per quello che ci siamo dette ieri. Lo so io, lo so io. Ciao, ciao Ilenia, ciao Adriana e ciao Carmelo. Adriana e Carmelo, scusate se ieri siamo andati di corsa! Era un po' una giornatina così. Allora, quanti siamo? Siamo 145. Sentite, io inizierei perché oggi è bello ricco. Marianna dice, sei riuscita ad andare dal parrucchiere? Ma che io ho dato una botta. Manco se la paga la Martina. Si fa toccare in testa. Ciao Antonella, ciao Sara e ciao Francesca, Era Alessandra. ora che mi sono guardata diretta quella di. Che vi dicevamo le aggiunte. Guarda questo. Che? La diretta quella là che abbiamo fatto pochi giorni fa era un porco spino, eh? Sì. Ho detto no, qua tocca da una botta. Un riccio pasticcio. Riccio pasticcio, io mi sono vestita. Iniziamo? Iniziamo, E iniziamo. dai, oh! E ciao Sabrina, ciao Marzia. Si Si inizia, ragazze! inizia, con chi iniziamo? Dai, iniziamo con Rencali, che Con ce l'ho davanti. Rencalic, ok. Va benissimo. Silvana dice tampone negativo, meno male, meno Brava male. Silva! Ciao Tania. Ciao Valentina. Ciao Alessandra. Federica dice sì, iniziamo. Dai, Ciao, va! ciao Giulia e ciao Isaura. E ciao a tutte quante! Ciao Ines. Giovanna dice parrucchiere, fa da te. Eh sì, estremi Mali estremi. rimedi. Ciao Serafina. Oh, vedi? Ecco Federica Santa Barbara. Auguri! Ciao Graziella. Oh, ecco qui. Ecco Parte? Francesca chiede, si può acquistare in diretta?
In che senso? Sì, se vai su www.mochimaggi.it c'è tutta l'autonomia, deprende quello che ti pare, in più puoi vedere in diretta i prodotti nuovi e li trovi già caricati sul sito. Sì, Giusy? vado. Grande. Allora, si parte ragazze. Allora, è tornato un po' di feltro modellabile, questo è verde, il feltro modellabile è alto. È alto 30 per 30 centimetri. Quella è la dimensione, l'altezza, i Ah, i millimetri. millimetri 2. Ok, si modella con il calore, quindi voi lo scaldate, è feltro, eh? Lo scaldate, gli date la forma che volete, una volta freddo rimane in forma. Sì. Allora, ci abbiamo verde, lilla, questo è color ortensia, lo chiamano, rosa chiaro. E bianco latte. Ok. Poi due, Questo tre, ma potrà mai essere? è un po' di rifornimento. Questi sono tre tubolari pizzo lilla 100 cm per 10 cm, quindi qua a voglia mettere roba, c'entrava pure una 15 cm, secondo me, Sì. Se una sfera da 15. non sbaglio, Roberta ci ha rivestito il cerchio da 20 centimetri. Non lo so, chiediamolo a lei. Poi si procede, andiamo avanti con Fommi seta 0,7 mm, quindi gomma crepla seta 0,7 mm, 40 per 60, ce l'abbiamo in offerta lancio a 1,80 euro, 80. rosa, rosa. Rosa, rosa, poi è arrivato anche un po' di rosa e per non farci mancare niente un bel Rosa. rosa, ok? Fammi seta, sempre seta, c'abbiamo il verde muschio, utile per fare le foglie anche delle rose. Sempre seta, è arrivato questo colore che si chiama, Azzurro, ma in realtà è però tipo lavanda. sì, è tra un carta da zucchero e lavanda. Sempre fommi seta, 5 bianchi, Giusy. Questo è un bianco latte, non è un bianco che spara flescia. Sempre fommi seta. Giallino che è un crema, ancora fommi seta, albicoccola, Albicoccola trovate. nuovo fommi seta, rosso, questo è l'unico rosso vivo che abbiamo qui in negozio, vero? Rosso Ferrari. Lasciamo perdere fommi seta. E passiamo alla gomma crepla 2 mm Tiffany e Tiffany chiaro. Vedete la differenza? Queste come sono arrivate, sono finite, brava Giusy che l'ha ripreso. Poi gomma crepla glitterata rosa gold. Sì, Ecco qua. ben calico chiama rosa chiffon. Chiffons. Vai Giusy, ti lascio la parola a te. Allora, domani Francapè dice che ne fa 69, quindi Auguri! auguri anticipati. Levo il pacco. Sì. Luisa chiede albicoccola seta, lo avete? Sì, c'è. Ciao Giovanna, ciao Appena uscita Francesca. ambicoccola. Daniela invece dice, avete del rosa? Giusto un'anticchia. Isaura, quando torna il rosa? Non si sa. Ciao Tiziana, ciao Loredana, Orietta, Jenny, Giusy, Paola. Sono arrivate tante, tante Allora, un new entry. altro pacchettino Va Rencalic bene. che io penso che lo apro da qua. Ok. Ciao Rossella e ciao Donatella. Ciao
Ciao, oggi vi seguo mentre faccio delle carote per allestimento Bing. E ciao Bing! Serena. Ciao Rosaria. E prima, oddio, c'era una domanda, non mi ricordo. E Ines chiedeva di salutare i figli, Miki e Giusy. E poi c'è anche Gioia con Giorgia in Ciao diretta. A Gioia, ciao Giorgia! cui E mandiamo. ciao anche a Niki e Giusy! Miki e Giusy, se non Miki e sbaglio, Giusy! sì. E un abbraccio fortissimo a Gioia e a Giorgia. Grande, grande da parte mia e de Giusina. Sì, ciao Fausta. Allora, ultimo pacchettino Rancalic. Che cosa abbiamo qui? Piera a pizza le orecchie. Guardate, prima ve lo faccio vedere e poi vi spiego che è. Questo sembra un po' un grigio topo di città. Questa è carta da zucchero proprio, che sembra più un bluavio. Topo romano. Questo è un rosso cardinale. Bordeaux. Vedete? Questo è un Rosa antico. rosa antico. Fischia. Assomiglia allo Ma la riprendi chiffon. così, se stai così? Vede. Sì, e te sposti, No, buciarda. un pochino si vede. Buciarda! E questo è un verde oliva. Allora, che cosa sono questi? Andiamo ad aprire un bel rosa antico e vi spieghiamo che cosa sono. Guardate, oh, guardate che eleganza. Molto. Allora, questi qua sono velluto. È un foglio 50 x 70 cm di velluto, ma termoformabile. Vuol dire che voi lo scaldate, lo andate a mettere dentro allo stampo delle rose e quando levate lo stampo rimarrà la forma. Quindi facciamo tutte delle bellissime rose. Sono le rose. Sì, in velluto termoformabile Rancalic. Il rosa antico è qualcosa di spettacolare. Com'è al tatto? No, è una cosa essita, è morbidissimo. Hai visto quelle foto che i tessutifici fanno così? Ecco Sì. qua, guarda, guarda. Bello, bello, Guarda. bello, Inquadra. bello. Si vede, Inquadra. Poi si vede. sembrava un pacchettino, ma non è. È una ciotola. Bechira. Allora, tubolari 3,5 cm per 100 cm, tinta unita rosa chiarissimo, azzurro, bianco, crema. Verde oliva. Verde Verde salvia. oliva. Poi, Giuse ha pensato bene di prendere un po' di botanica. Questo mi fa pensare che dentro alla staffil non ci siano i pistilli bianchi. Madreperla. Perché guardate qua, ha preso quelli della Rencalic, che come potete vedere sono molto più cicciotti. Guardate, di quelli che avevamo in vendita della staffil. Sempre un bianco perlato comunque. Madreperla, Sì. il mazzetto quante teste contiene? 100 e costa 1,20 euro. Invece il tessuto qui, il velluto, scusate, che chiedevano prima, costa 6 euro ed è 50 per 70 Ah beh, centimetri. quello della staffil sta 5 euro il Sì, termoformabile, quindi voglio dire, stiamo sta là. là, sì. Poi fischia, altra botanica per noi, e qui abbiamo dei bellissimi mazzetti di Pistilloni mazzetto. No, aspetta, devo aprire uno. champagne Glitter. glitter, sì.
Quanto costa un mazzo? Un mazzo costa 2,50 euro. Quante capocce c'ha? Non lo so nello specifico, però insomma sono abbastanza. Belli, Champagne glitter, son botto. belli, sì. Belli, eh? Sì. Champagne glitter e poi ha preso pure rosa glitter. Andiamola a vedere. Va sempre un po' su rosa gold. Rosa gold. Belli pure questi. Bravo. E allora, i prezzi dei tubolari, quello pizzo è 6 euro. Tieni, inquadralo. Zona sistemata. Sì. Questo pizzo è largo 10 centimetri, lungo 100 centimetri, quindi 1 metro, e costa 6 euro. Invece quelli piccolini sono larghi 3,5 centimetri, lunghi sempre 1 metro e costano 4 euro. Comunque trovate tutto sul sito www.mochimaggi.it con descrizioni, foto e prezzi. Tutorial per il velluto termoformabile, chiedono. Abbiamo fatto la civilpelle, che è un po' la stessa cosa. Sì. Ciao Serena e ciao Emanuele. Ciao Emanuele! Allora, sei pronta a iniziare? Allora, Dice spacchettiamo! un bacione per Ina e Usi. Grazie! Ciao Erika, ciao Mirko. Mirko è arrivato il girarose, è arrivato in settimana. Ciao Paola, ciao Irene. Lucia, ciao Luisa, già l'avevo salutata. E dice bellissimo questi pistilli. Il velluto è davvero bello. Feci delle rose per allestimento matrimonio. Mamma mia, che effetto bellissimo. T'ho detto. Ciao Barbara. E rose. Patrizia chiede: il seta si indurisce quando lo metti nello stampo? Ma 0,7, manco troppo. No. Quanto mi piace fa sto fatto? Antistress. Sì. Allora, per chi chiedeva come trova il rosa chiffon, cioè questo rosa glitter, sul sito scrivete glitter, sezione gomma crepla glitter, c'è proprio rosa chiffon, altrimenti abbiamo anche rosa gold che è Tira giù leggermente quasino, diverso. tira giù qua. Vai, brava qua. Brava Susi. Vai. Brava. Grazie. Prego. Anna Rita da Ostuni, ciao. Cascia. Poi c'è Orietta che diceva che anche il suo compleanno domani, quindi tanti Auguri, auguri. Ciao Orietta! Sara, eri tu che cercavi il rosa chiffon. Ciao Daniela. Ci sono quasi, eh? Fulvia, ciao ragazzi, arrivo solo ora, che mi sono persa. Vai, dillo Allora, pure. abbiamo spacchettato Rencalic, Con. tanto rifornimento di foamy seta di tutti i colori Come puoi disponibili, vedere? il feltro modellabile, sempre da Rencalic, pistilli, un po' di botanica, tubolari e... Peccato solo che non sia arrivato il rosa del foamy Ma è seta. finito Rencalic? Sì. Fa piacere, Perché? fa sempre molto piacere. Perché? Aspetta un attimo, allora. Dove vai? Vado in su? Dove devi andare? No, venga a Volevo leggere. togliere un prodotto. Ah, che non è arrivato? No, che non Fa arriva. piacere. Molto piacere. Molto, molto. Ma mo mi ha lasciato inclinata? C'ho i guanti, non posso toccare. Cinzia? Vendruscolo dice: ciao, siete una gioia per gli occhi e per la mia mente. Fantastiche. No! No! Scusa Cinzia, ma hanno scritto, cioè stanno a scrivere, non posso scorrere. Alza, alza, Giusy. Paola Alemanno, ciao ragazze da Copertino. Dove sta Copertino? Sembra Puglia? Mo, Giusy sa che Copertino sta in Puglia, ma ci siamo andati a No, Copertino. E no, allora? no. Ecco qua. Hai visto? Allora. Ariacchice. Copertino, dici un po' dov'è. Alza un Se non mi pochetto. sbaglio, Puglia. Il foamy seta costa 1,80 euro ed è 40 per 60 centimetri. Partiamo con l'olandese e poi passiamo ai bolzanini? Sì, va Dai, va. benissimo. Vieni qua, va. Sbircio? No. Sbircio.
Mannaggia, Giusy. Caterina dice: ragazze, le magliette sono quasi pronte. Magliette? Se non sbaglio, quelle con la frase Mochimaggi. Ah, Caterina di Case Sì, Rosse! Ma lo sai sì. che non lo sapevo che facevo le magliette? Ah, sì, sta in Puglia, Copertino. Giusy, te ne vuoi andare con sta telecamera? Che faccio? Copro con un dito. Ah, tranquilla, rimani cara, rimani. Questa è la fattura tua. Grazie. Sono tutti pacchi nei pacchi, quindi tiro fuori i pacchi. Senti, ma questi spacchettamenti stanno a diventare troppo una ginnastica, eh? È vero, tira fuori i pacchi, metti dentro i pacchi. Mi Per il velluto taglieresti i pacchi? chiede Luisa. Un attimo che mi perdo, ci vuole la termoadesiva per indurirlo? No, 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 è no, termoadesivo già di suo. Provincia di Lecce, Copertino. Copertino! Carino come nome, Copertino. Ci arrivo! Aiuti, Copertino! Non ti sei comprato i guanti di vinile, dice Sandra. Sandra mia, purtroppo non li trovo. E purtroppo ne uso tipo 1000 al giorno e Sì. quindi Questi questi sono pure meno cari. sono quelli proprio usa, usa e getta. Aristocco il fiatone, ci vuole un po' di allenamento. Pacco è finito, vado a buttare. Anna Alteriso dice Copertino sta sicuramente nei paesi freddi. Sicuro? Rosita, Rosita, che cercavi? Non ti ho letta. Ah, ho visto cose fantastiche. Ah, pensavo che cercavi qualcosa, non ti avevo letta. Dove iniziamo? Imbarazzo della scelta. Sì. Vado da qua, Sì. ce l'ho al centro. Va bene. Ciao Marisa, buonasera a te. Se parte con l'olandesi? Tutti in carrozza? Se parte? No, non si vede. Allora. Ah, è facilino. Ghirlande da 20 centimetri. Piatte. piatte de polistirolo. Molto facile. Una ghirlanda da 15 piatta? Una? No, si saranno sbagliati. Una per tutti. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh. poi Mi serviva qualcosa per fermare il pacco, dici forse. Non lo so. Mila, se vedono, io non so dove sta Sì, inquadrato. si vedono, si vedono. Mila, 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 mila. Tarallucci de Bimini che potete mettere come base sui vostri profumatori. Ok. Ciao Donatella. Daniela dice sul velluto ho messo il pizzo con la termoadesiva e ho fatto delle rose stupende. Vado. Vai. Ciao Anna. Barbare! Barbare! Che cos'è questa Giusy? Spiega! Questa è, vedete, lo La stesso. Questa versione piccola e wow, ma che è sta roba? è la versione piccola di quello che abbiamo spacchettato la scorsa Che me settimana. sono comprata È io? sempre una griglia per creare nomi, lettere, disegni, immagini, Sagome, sagome eh? In in alluminio Come dite qua, vedete? Hello! con i fili Si d'alluminio. chiama Happy Jig. Questa è la griglia piccola, è tipo 28 centimetri, invece l'altra è sui È 45. una bomba. Poi qua abbiamo una cosa nuova che io penso sia una taglierina per fare i cerchi perfetti. Esatto. Sì, esatto. Quanto costa? Costa 20 euro questa Costa qui. 20 euro e ci fa cerchi fino a Fino a 20, 20 qualcosa di. Aspetta, c'è scritto su. Aspetta, fammi tirare fuori tutto e mo le leggo. Ah, sarebbero un piede da No, sole. 15 Vado, centimetri questa è dice. inquadrata così. Inquadrata E le cose? io. È inquadrata. È Allora, gigante. è una taglierina mega galattica. Andiamo a vedere.
dice? No, raga, non ve lo posso far vedere perché è tutto in inglese. Plush button. No, c'è scritto taglierina circolare, manico maneggevole, Ma tre lo rami sta. di ricambio, basta. Taglierino circolare, manico maneggevole, tre lame di ricambio, basta. No, perché dietro ci stanno proprio istruzioni di come si usa. Vogliamo aprire? Voglio. Ma perché una è la tua? Fischia, voglio capire come si usa e che taglia. Pure io Ah, volevo se una è capire che la tua, se la tagli. teniamo per Sì. dopo. Ok. Ah, la metto qua. Invece la griglia piccola della Memory Keepers Ma può essere ne regalata una costa sola? 25 euro. Sempre col kit che già ti dà dei fili di alluminio e la pinza. Poi. Allora, il fornitore dice che taglia gomma crepla, carta, cartoncino, intendo questa qui, la taglierina circolare. Ovviamente la nostra cara Susina ci ha preso i kit per le happy jig per fare scritte in alluminio. Giusy, non ci crederà mai che sono tornate. Raga, fermi tutti. Sono tornate le fuse. Quelle buone originali, fuse. Alluminio più leggero verde prato. Fustelle Bix che tagliano il feltro. Trittico di cuori. Trittico di rose. Trittico di rose. E l'altra è andato. Ora vediamo cosa taglia la taglierina. Chiedono cosa taglia. A fine, dopo Staphyl. Alla fine facciamo una provola. Ciao Barbara Fratticci. Barbara, hai visto? È arrivata l'FG. Robot. Altri fuse. Giù, si spiega un po' che ha fuse. La fuse è una sigillatrice, ma in ogni caso è uno strumento a caldo che permette di creare tasche, permette di incidere anche sulla gomma crepla e essendo che il tubicino appunto diventa caldo rovente, si può anche bucare il polistirolo Bravissima. e costa 35 euro. Oggi interroghiamo Giusy. Posso? Sì, Maria Pia dice vi siete bloccate, voi come vedete? No, no, Maria P, io sto andando avanti tranquilla. Giovanna dice ci avevi promesso un piccolo tutorial. De Forse della che? Ah, ma io manco aperta. ancora sta chiusa, Sì. sigillata. Allora. Lo so, settimana è un po' così, raga. Mettete scusa. Allora, Barbarella. Come direbbe qualcuno di mia conoscenza, Barbarella. Ragazze, aiutatemi a dire. Giusy, io questo Allora, direi che è. Tu questo te è diresti una guida. che è? Allora, aspetta. Barbara, spiegaci che è. Lo spiego io. È un attrezzo guida per creare i buchi per poi fare libri, libricini, decorazioni su carta e penso anche su gomma. Penso che Feltro, buchi. c'è il feltro davanti, No, il sì feltro o no? è un astuccio, non è Ah. un. E nulla, anche questo qui è un po' da provare come attrezzo nuovo e magari Barbara, che credo lo prenderà, ci farà poi una recensione. Brava, Ciao aspetta. Carmen! Ciao Carmen, qua. Sì. Aspettiamo la recensione. Ciao No, perché Miriam! se mi dici che intaglia il feltro io non muovo io. Non lo so, sono un po' da provare questi attrezzi, perché magari nascono per lo scrapbooking, però a noi poi ci possono servire per la gomma, per il E feltro. certo. Allora, signore, una fustella glicine Bix L, sta intorno ai 24 euro, che taglia pure il feltro. Qua ci sta il tutorial sulla pagina, lo trovate. E chili E chili. di stick colla. Meno male, perché io quando un po' comincio a sta
verso i due pacchettini, tre pacchettini, poi via l'ansia. Quindi bravo, ogni tanto vi qualche pacchettino. Stick colla, trasparenti, finita. buoni, che votica fa? Volevo sapere, dice Antonella, se avete il tappeto da taglio per le stoffe, pannolenze e feltro, Sì, quanto costa e cara. che misura? Sì, ce Basta l'abbiamo. che vai su www.mogimaggi.it e nella casella cerca scrivi la parola tappetino. Ti escono tutti quelli che ci abbiamo in commercio con specifiche dimensioni e prezzo, sia quelli di marca sia quelli da Stafil. Ok, vado. Rossella, la fuse si può usare per scrivere sul legno? No, quello è il pirografo. Devi scrivere nella casella cerca pirografo e costa pure di meno della Fuse. Sì, costa 15 euro il E c'ha tipo pirografo. 4-5 punti di ricambio. Sì. Ciao Ramona. Vado? Sì. Ah! Dicevo io, credo che ne aveva presa una. E invece no. E invece no. Comunque i colori in dotazione sono bellissimi, eh. Sì. Un oro light, un rosa gold e un celeste baby. Vedete, serve per fare questo qua. Scritte e sagome in alluminio. Bello. Con pinza annessa, una cosetta particolare. Ciao Manuela, ciao Adele. Scusa, giù. Sì, dimmi. Adele. Adele, Adele, Adele. Adele. Alessia dice siete fichissime, vi lobbo. Grazie Alessia, anche noi. Ciao Alessandra, grazie mille. Ultimo pacchetto S. Ultimo. Sì. Che ti manca altra roba? No. Ah. Non lo so. Ultimo maricco. Allora, abbiamo un po' di rifornimenti di bobine di alluminio, quelli sottili che potete lavorare anche con le mani o sagomarli direttamente sul polistirolo. Basta che il polistirolo sia ad alta densità, un po' buono, che non ve se forma, ok? Poi questi che abbiamo fatto vedere prima, che sono un po' più spessi, che sicuramente andranno bene per chi acquista l'EpiJig. Qualche archetto taglia polistirolo non manca mai. Con lama a caldo. Servono sempre. Una scatolona cuore con all'interno 48 cuori. Come dice Google, cuori. Ecco qua. Questa sta tipo 25 Costa euro. 25 euro, sono 48 scatoline Più la più scatolona. la scatolona. Ecco qua, bellissima. Ferma. Poi, altri due perfumatori, legregatori, non si sa quello che è. Di rotary cutter, questo taglia tutto come il burro. Lama rotante, c'ha pure due lame di ricambio. Taglierino rotante che taglia tutto fino a simirpelle. Sì. La scoperta mia di quest'anno. Pastelli ad olio panda, l'assortimento da 24 colori che c'era terminato. Meno male che sono tornati. Vedete quante tinte ci stanno? Questi, nella loro fattispecie, sono belli grassi, quindi vuol dire che renderanno tantissimo. Pastelli ad olio. Sì, costano 14 euro questi. Poi, pastelli ad olio, 12 pezzi, questi da mo che non ce l'avevamo. Questi 7. Questo qui non l'ho messo sul sito perché magari tu lo usi per L'hai fare. comprato per Sì, me, per l'hai fare la comprato per dimostrazione. me, Poi magari ne grazie. prenderemo altri. Due cuori sfusi, così. Una colla per la gomma crepa, una colla per la gomma crepa sfusa, così. Poi, che cosa abbiamo qui? Ah, ecco, vedi? Non mi dici. Sì. Guardate, so le lame di ricambio per il taglierino rotante. Sia mai che perdesse il filo, ma credo che ha voglia di tagli prima che perda il filo. Esatto, però nel caso tra 100 anni vi si rovinano le lame, Sono tutte e tre? sì, le
potete cambiare. Quindi c'è la liscia, l'ondulata e la tratteggiata. Esatto, sì. Ok. Che comunque a tot euro, non mi ricordo, trovate già nel kit. Ecco. Sì, il taglierino con le lame costa 10 euro, solo le lame 8 euro. Allora, fustelline metalliche che vanno bene per carta, cartoncino e gomma crepla. Cerchi, tutte le dimensioni. Cuori, tutte le dimensioni. Papaverino, dimensione piccola. Staccionata, dimensione media. E poi, brava perché mi sa che uno solo ce n'era. L'alfabeto, il maiuscolo e il minuscolo della Marianne Design, molto che si capisce Sì. bene. Questo Ecco qua. Fallo vedere. è maiuscolo e minuscolo, le lettere sono molto 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 chiare e costa 16 Mi euro. lascia la parola che io devo dare una Ok, sistemata, eh. Mica che facciamo aprire la staffile così. certo. Ciao Anna, ben arrivata. Ciao Raffaella, anche a te. Luisa, mamma mia che mi sono persa, maledetta chiamata inutile. Maledetta primavera che non arriva. Maria Pia, ragazze, lo avete visto tutte come funziona il taglierino a rotante? Perché se non avete visto bene, Martina, vuoi Ve lo fa subito rivedere. rivedere? Poi, colla per gomma Eva, se non sbaglio 3,30 euro costa. L'alfabeto della Marianna, dicevo 16 euro, maiuscolo e minuscolo. Poi chi c'è? Ah, è arrivata Gloria Morgante. Gloria! Ciao Mariangela. Anna chiede prezzo per gomma Eva. Se intendi fogli di gomma Eva, c'è tutto sul sito perché dipende dallo E spessore. certo, c'hai mo' di tutto. Pure peluche, immagina. Sì. Tiziana, mi sono tagliata anche io, Martina. Fommi e sangue. Davvero? Ma guarda, taglia proprio come il burro comunque, eh? È una bomba. Katia, Marti, ci fai vedere come taglia la rotary cutter? Mamma mia, un giro, Ne? eh? Mi piace, che devo fare? Ciao Imma, Elisabetta dice fantastica. Ciao Enza, anzi scusa Elisabetta, l'altro giorno che t'ho abbandonato di fretta e furia al telefono. Filippa, ciao, no, non me ne sono accorta, guarderò la prima parte dopo in differita. Va bene. Ciao Silvana. Va bene che tu hai capito che stavo a Dimo. Che si è persa la prima parte, la guarderà Ah, dopo in scusate, non ho differita. capito. Amalia dice oggi tanti pacchi. Beh, sì, perché sono tre E tante cose fornitori differenti. diversi, Amalia. esatto. Quindi c'è una bella varietà. Katiuscia, ciao. Katia Latini, anche tu in ritardo. Ciao Katia. Scherzo. Poi, Monica, scusate, per il ritiro in negozio, come funziona? Spiega un pochino. Si può ritirare solo di pomeriggio? Sì. Sì. Allora, ritiro in negozio, fai l'ordine sul sito. Al momento della spedizione clicchi ritiro in magazzino, che è gratuito ovviamente, e puoi venire a ritirare dalle 15 alle 20, dal lunedì al venerdì. Anna chiede, avete fustelle grandi per fiori giganti? È il papavero che fa quel Il petalo papavero, gigante. però dipende cosa intendi per giganti, perché se intendono i fiori quelli Vabbè, il là... papavero che è in 20 centimetri. No, quello lo deve Diciamo fare fatto a mano, signora mia. un massimo le fustelle, i fiori, proprio esagerando 20 centimetri. Giusina. Tieni, tira giù qua. Bravo. Sì. Forse questi me li spo... No, questi stavano a reggere questo. Tetris. Questi me li sposto qua. Occhio a non prendere il centro della ghirlanda perché ci sono altre ghirlande Ah, dentro. ok. Allora, e c'ho pure un po' di rincalico. La Dove vuoi metto? mettere... Mettila giù, magari. Vabbè, allora. Io ho Pronti? sistemato. Hai visto quanto sono brava? Bravissima. Spiccio. Allora, arriccio spiccio. Che faccio? Iniziamo a Staffil? Hai Yes. risposto a tutte le domande? Penso di sì. Sicura? Non lo so.
Vabbè, io inizio allora. Stafi, Sì. vai, si parte. Da qua in cima. Amalia, sì, sono felice di tanti pacchi e materiali diversi. È vero, è una bella cosa un po'. Ma in realtà rispondevo alla Ritto signora che ha scritto perché oggi tanta fretta. misto. Tanta? Ah, ok, tanta fretta. Perché oggi tanti pacchi? Ecco perché tanta fretta. Tante cose differenti. Alessandra, a proposito di fustelle, tempo fa avevo visto la fustella unicorno, sbaglio? C'è. Sul sito scrivi Ma ce unicorno. ne stanno svariate. Sì, almeno tre tipi diversi, due bigs e una metallica. Almeno tre ne abbiamo. Raffaella dice meglio conosciamo più prodotti. Brava, bravissima. Voi calcolate che quello che arriva negli spacchettamenti è rifornimento più prodotti nuovi, macchinari o materiali. E il magazzino in realtà c'è sta al mondo, Sì, giusto? esatto, sì. Ah, raga, incrociamo tutte le dita perché io sto aspettando i pistoli Sizzix. Me ne vio tre, giusto? Tanto ne arriveranno 500. Queste non sono pistole. Allora, però già vedo qualcosa di interessante che era finito. Sono pronta? Procediamo? Andiamo. Vai, allora. Gomma crepla 2 mm. Brava! Com'è? 2 mm. Bravissima! Metri! Bravissima! Non me l'aspettavo! Guardate, non si vede. Aspetta che Sì, l'apro. si vede. Aprila, magari Questa questa è si vede bene. lilla con le rose bianche. Ma guardate questa. È come la torta che non mi ricordo il nome. Anna. Famo Anna. Allora, che è color? Questo è un panna con fiori bianchi. Hanno vita propria. Sì, si Bello, vede. eh? Molto bello e delicato. Brava Giusy, brava, brava, brava. Costa 2,50 euro quella tramata. Poi abbiamo un glitter lilà. Bello. Questo è un Bello. viola chiaro, sì. Poi, altra novità. Gomma crepla 2 mm rosa pois bianchi. Si vede? No. Non ho più mani, mi dispiace. Vabbè, immaginatela. No, no, No. aspetta. No, perché questa rende, questa è bella, è rosa cipria pois bianchi, molto delicata. Guardate un po'. Si vede. È rosa pastello, quindi rosa cipria con i pois bianchi. Bella, merita. Poi, Sì, merita molto. Il glitter è 1,70 euro. sempre 2 mm, tinta unita cipria pastello. Sempre 2 mm tinta unita vinaccia, che questo è bellissimo, però sul sito lo trovate col nome di Bordeaux. Bordeaux. 2 mm verde muschio, adatto per il fogliame. Un po' di verde. 2 mm lavanta, e meno male che è arrivato perché avevamo finito tutti i tipi di lilla. Poi 2 mm, qua c'è scritto blu, ma l'occhio mio vedono celeste. È un carta da zucchero. È un carta da zucchero. Poi 2 mm bianco, ancora bianco. Un po' di bianco, poi è arrivato un bellissimo bianco Un bianco pastello. e di nuovo bianco. Che non basta mai. Ok, questa era tutta la gomma crepla 2 mm, tinta unita e fantasia e glitter. Adesso passiamo alla gomma crepla
un millimetro, chiamato comunemente fommi soft. Com'è? Soft. Ok. E abbiamo il giallo pastiello, rosa pastiello, ciclamino pastiello e carta da zucchero pastiello, che se voi volete metterli tutti insieme, guardate, Bellissimo. immaginatevi un bouquet con questi quattro colori. Sì. Immaginate se potete. Se vedete i quattro colori, Sì, bello, eh? bellissimo. E un pacco l'abbiamo fatto. Ok, Filippa dice, con il vostro meraviglioso Vai a materiale buttare il mi pacco. sono fatto una torta per me, tema fenicottero. I vostri prodotti sono top. Facciamola vedere! Faccela vedere. Elvira, ciao Marianna, che non so chi è. Come faccio per comprare da te? Ah no, allora Marianna ci ha gentilmente postato il link del sito Ma il sito non è di www.mochimaggi.it. Marianna. Ma il sito non è di Marianna, poverina. Senti, poi gli scrivono a lei. E basta che vai sul sito e lì ci sono tutti i prodotti e tutti i prezzi. Ciao Maria Pia, ciao Monica, ciao Anna. Maria Pia, Giusy, ho preso la torta. Quanti fogli di fommi ci vogliono per ricoprirla? Uno a piano, Uno a almeno. piano, sì, Sì. da 2 mm, Maria P. Da Non fa che più 2 mm. un millimetro, Maria P. Due Mi millimetri, due raccomando. millimetri. Uno a piano se sei già addentrata. Se c'hai un po' timore di sbagliare, ne viene pure un paio. Insomma, vedete. Almeno un foglio in più, che se ti sbagli. Vedete. Sì. Non sento mettere. No, li metto sopra i siti. Ah, ok, brava, sì. Che Grazie. Grazie. sei di Bolzano. Hai il tuo portafogli! Così dico la Bolzano. No, così dice Ghira. Sì. Quella chiacchiera, chiacchiera. Emma, ciao da Bari nuvolosa. Mamma mia, pure qui non finisce più questo brutto tempo. Ciao Emma! Che oggi c'è un po' di sole, ma niente di che. Filippa dice ok, dopo la pubblico. Va bene. Grazie! Sul gruppo, felice, stai? Sul gruppo, video tutorial Mochimaggi. Mi toglie le parole dalla Hai bocca. visto che bello il coniglietto di Marzia che ha pubblicato? Sì, De Marzia Latini. Marzia Ricciardello. Sì, bellissimo. Proprio bello bello. Sì. Molto dolce e delicato, non ho trovato per niente triste. No, manco io, No. sono quelle faccine così degli animaletti. Che c'è deciso? Allora, metto Rencalic. In Sta tasca? diventando troppo un Tetris, giusto? E poi io mi scoccio a metto a posto a casa, come lo metto a posto durante lo Lo spacchettamento. so, Dobbiamo come. fare un tavolo lunghissimo, capito? Che famo uno spacchettamento a tappe. Me muovo io e lascio sempre un casino, Va capito? bene. Oh. Michela dice a Trieste c'è il sole, invece Rosita a Milano sole ma A freddino. Trieste. Sì. Chi è? Irene? Irene da No, Trieste? Michela. Sto scherzando. È proprio bello quel coniglietto. Rosita dice fantastico. Brava Marzia. Faccio io? In qualche modo. Scansate. Sto pacco pesa 2 me. Ma fatto così. Come ti immazzo di da Allora, solo. non so chi chiede, avete cartoncino per fare confetti? No, cartoncino non ne abbiamo di nessun tipo. Non li trattiamo proprio. No. Ci sono, eh? C'è. Ci sono, eh? Allora, brava, bravissima, che mi era quasi finita la fila, quindi mo si riarrotola con panno Lenci 30 x 40 cm, 1 euro al pezzo, rosa chiarissimo. Poi lavanda titolita, poi mentola, poi viola, poi
sempre pannolenci 30 per 40 centimetri. È tramato foglie d'olivo, che è un beige su crema e sta a 1,50 euro. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, lilla con bianco. Molto bello. Non ci Oh, posso credere, questo è nuovo, raga. ma il verde muschio che avevamo che mancava da un anno, tipo. Giusi, li arrotolo io, questo non l'ho mai visto. Ce Mai l'avevamo. visto. Spero ci siano testimoni in ascolto. E giallino pastellino che era finito. Allora. E questi a pannolenci. No pannolencio, no pannolenze, no pannolancio, pannolenci. Poi, Fommi Soft 1 mm. Meno male mi ero spaventata che erano arrivati solo quei colori. E invece fucsia bello acceso. Rosso scuro, bello scuro. Rosso vivo, bello rosso. Bianco. Bianco. Avevo finito. Abbiamo ancora altri colori, giusi. No, È al momento. eccoli qua. Stanno laggiù. C'è un bellissimo verde, Salvia. un altro bellissimo verde Salvia. e questo che è un verde pastello, che Pistacchio. pastello, Pistacchio. pastello, Pistacchio. pistacchio, che si può utilizzare in concomitanza insieme al salvia. Poi, steli per i fiori da 30 centimetri. No, gira un attimo, mi sa che è una novità questo. 30 centimetri, 25 steli dei fiori, 30 centimetri. Questi sono più sottili, sono 1 mm. Sono più leggeri allora. Sì, sono più Vanno bene tipo per i leggeri. tulipani, per Sì, in le margherite, ok. una confezione ce ne sono 25. E qua 10. E 25 steli, 30 centimetri leggerini. E questi qua sono per le rose, già rivestiti di guttaperca, ma sono più lunghi. Sono da 30, 50, I centimetri 70, 45. 90, No, 50, scusate. 50, 50. Ogni confezione ne contiene 10 al suo interno, all'incirca. I pacchini li famo noi. No. Gli steletti. Aspettate che li tiro fuori tutti. Ok. E poi qui abbiamo un piccolo rifornimento di pistilli. Ogni mazzetto di pistilli contiene 288 teste, sono da 2 mm, quindi sono un po' più piccoli di quelli della Rencalic che abbiamo spacchettato prima e adesso vi faccio vedere. Si vede la differenza? Sì. Sta a fuoco? Sì. Ok. Mettiamo a Rencalic Nassa prima che ci mischiamo un po'. Mischia. Oro. 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 Arancio. Rosa bellissimo. Poi, che è qua? Gomma grepla 1 mm, loro lo chiamano panna. Sì. A Bolzano, poi a Roma non so come si dice. Gomma grepla 1 mm, meno male che sei tornata. Verde muschio, era finita da un Sì. pezzo. Ma il glicine è tornato 1 mm. Nada, nada. E Non proprio modi. desaparecido il glicine, il lilla, tutti questi colori. No, non modi. Senti che mi sta a Non lo so dire. perché. Senti che mi sta a dire. Allora, passiamo oltre. Qua abbiamo dei stampi, queste sono le rose, la classica rosa, trovate il tutorial sia su YouTube scrivendo Mochi Maggi Rose oppure sulla pagina Facebook, non state a guardare la diretta, è una rosa a 3 dimensioni, la grande, la media e la piccola. Lo potete utilizzare con gomma grepla, tutti i spessori. Tessuto similpelle double face e il velluto che abbiamo fatto vedere prima. Vedete? Voi scaldate, tagliate, tagliate, scaldate dalla parte dove c'è il velluto, mi raccomando,
scaldate, mettete qua, andate in pressione e esce la rosa. Poi gerbera, che erano finite, però è logico, è primavera. Poi stampo margherita, vedete la differenza? Ora la faccio vedere io, aspettate che mi sistemo, ecco qua, uno è più a punta, l'altra è più cicciotta, ok? Belle da usare anche insieme. Fustè, sì, ciao cuore. Stampo fiore di loto. Era completamente finito. Ninfea, chiamatela come vi pare. Classico stampo Stafil, però questo c'ha quattro dimensioni. No. Sì, tre. Che quattro. E mi ricordavo male. Cioè, c'è pure di quello certo No, ci tutorial, eh? sono alcuni a quattro dimensioni, E sì. certo, mica che sto proprio a svalvolare. Poi a meno che le pistole non siano dentro a tutti quei barattoletti là che vedo, quelle scatoline. Questo è uno stampo ad alta definizione per fare 13 tipi differenti di foglie. A parte i tipi differenti, ma sono pure differenti le grandezze. Avvicinali un po' che non si Non mi vede. ricordo a chi aveva chiesto, ma questo è lo stampo del tulipano. Ecco. Ok, adesso si vedono bene. Foglia tulipano. Poi, questo invece è il classico stampo, non a alta definizione, il classico. Quattro Qua sono dimensioni. quattro. Quattro dimensioni. Per fare le foglie, principalmente io ci faccio le foglie dei rose, poi ognuno ci fa quello che gli pare. Poi, benissimo, un'altra cosa che era finita, lo stampo per fare i papaveri, vedete? Bello. A 5 petali. Finiti? Sì, Finito il pacco? ma io mo mi devo arrampicare sul tavolo perché laggiù chi ci arriva. Ah. Allora, no, che finite il pacco. Adesso passiamo, Giusy mia, alle fustelle per il feltro. Non so come tu abbia fatto a trovarle. Magica. Magica Giusy. Ecco qua, quelle del villaggio di Dimmozzo. Allora, 5 tipi di alberi, no, sono 4 tipi di alberi più il cactus. sì, allora questa fustella proprio da fornitore costa di più, quindi non è che noi l'abbiamo messo a un prezzo maggiore, ma è proprio il suo costo, che Ma perché quanto costa sta? sui 23 euro. Ah sì? Sì, costa di più. Ah, hai capito di mozze? Ah, capito. Gli alberelli sono grandini per fare villaggio. Ecco qua. Poi, fustella bassotto, bassotto più osso più fiocco. Che mancava pure questa da tanto. Fustella bouquet ci permette di fare 4 tipi di fiori differenti, come vedete in foto. Molto bella. Fustella volpina, piccolo principe, che non è tanto volpina perché guardate che belva, è tipo 13 centimetri. Mozzica. Questa consiglio che ce l'avete da voi perché secondo me questa qua è un evergreen. Noi ce l'abbiamo tipo da un botto di anni. Vi permette di fare 4 tipi di fiori differenti che sono proprio le basi. Sì. Giusto? È la base questa dei fiori. Ok. Poi, novità. Ah, c'è un'altra orpetta. Novità. Che mannaggia, questo mi potevi via al L'anno scorso. coso di Niccolò. Fustella trenino. Si vede? Sì, pure questa è uscita fuori produzione, poi è tornata, non si sa. Al momento c'è, diciamo Ok. così. Mi sto per spaccare la schiena. Lo so. Ecco qui, tutto rifornimento Stafil. Fattura per Giusy.
Grazie sempre mille. Vediamo qui che c'è. Gli tiro fuori uno, gli tiro fuori uno, Sì. due, gli tiro fuori un dominio, tre, quattro, Visto che si replicano, vogliamo dire i codici, sono due modelli tanto. Io lo so. senti Giù, io non so Vabbè. così tecnologiche, ma prima vediamo che ci sta, ma avete i miei codici. 5, sono 5 pacchi, che ce l'ho, giusto? Sì. Allora, primo pacco, hai visto lei come fa? Io lo so, Certo, giornata del sito. io lo so che ci sta. Ah, brava, erano finiti, la festa della mammola. Allora, cuori giganteschi in plexiglass, vedete? Sono belli enormi, sono belli cicciotti, 14 centimetri 14 e centimetri. costano 3 euro l'uno. Ok, bra Giusy, fidati. Questi sono uguali. Lo leggo dal codice e dal codice fuori. No, Per me sono più piccoli, scusami. sono No, no, uguali. sono grossi uguali. Allora, ancora cuori. Cuori per tutti. Mica come la colla per fommi. Una mi è arrivata. Mannaggia. Apro questo, che così quell'altro mi fa da... Questo vengono dei bei cuoricioni. Uno lo voglio fare anche io. Scusa, ma a me questo mi pare uguale. Sì, sono sempre da 14 questi. E Allora che mi no, dici? poi c'è un altro, ci sono altre scatole con un altro tipo. Cuori per tutti. Allora, pure questa è ancora da 14. No. Sì, quello sì, quello sì, lo vedo dal codice. Cambia scatola. Ma che è? Cuore da 14 centimetri. Cambia scatola. Gira la ruota. Aspetta, mi metto che base. Questi dovrebbero essere gli altri. Ah, sempre cuori. Ha fatto così. Sono sempre cuori. Ah, e questi sono sui E 10. questi sono da Ah, 10, sì. i classici. Sì. 10 centimetri. Sì. I Quanto stanno? 10 centimetri 1,50 euro, i 14 3 euro. Però dista tanto perché i 14, Eh guardate. sì, sono quasi il doppio, infatti costano il doppio. No, 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 sono triplo, guarda, guarda la differenza. Mettiamole a paragone. Cioè, scusate, no. Sì. Si vede la differenza. Io regalerei in 14. Eh sì. Però, se sa mai, a chi serve il 10 ci sta. Marianna dice: uno dei vostri cuori li sto facendo ora, meravigliosi. Vero, sono proprio Come belli. sta Poi fa, Maria? La porporina? Con faccelo vedere. l'acrilico? Col tubolare. Oh, ma che non mi ha preso manco il tubolare? Ciao Maria Sama. Cattiveria, mamma mia. Manco il tubolare mi ha comprato. Fermo qua. Mo Seduto. torno. Allora. Questo è tessuto in similpelle. Vellutata duple fas termoformabile. Mi sono spiegata? Tessuto similpelle vellutata duple fas termoformabile. Misure foglio 50 per 70. Costo foglio 6,50 euro. 50 duple fas vellutato termoformabile. Inquadrami giù. Questo è celeste con blu. Celeste e blu. Poi ci abbiamo rosa pastello e rosa antico. Questo mancava da tantissimo.
O perlomeno no, perché come è arrivato, No, è come è arrivato se n'è arrivato. andato e quindi non amo proprio percepito. Esatto. Poi lilla e lilla scuro, come si chiamano? Viola e viola Ma né chiaro lo viola, chiamano. né viola, È è un malva. lilla, un glicine con un lilla. Questo è uno dei miei preferiti. Guardate, è petrolio e blu notte. Sì, Guardate che bello. bellissimo, sì. Questo è uno dei miei preferiti. Poi ci abbiamo per le foglie, verde chiaro, verde muschio. Poi ci abbiamo, per chi è un po' più elegante, caffè latte beige. Che è minima qui la differenza di Sì, colore. minima ma c'è. Ok, levo anche questo pacco e apriamo l'ultimo pacco Stafil. E poi ci andiamo a vedere come funziona la tagliolina con i vari materiali. Ti butto tutte, guarda, quei polpolini, gli faccio fanvolo dal parcone. Ok, vado a Oh, buttare la scatola. sì. Allora, vediamo chi è entrata. È entrata Cinzia. Ciao Cinzia, come stai? Come va? Ciao Lucia che dice che colori stupendi. Amalia dice quanta bella roba. Alessandra Sandrina, bellissimi questi cuori. Marianna sta dipingendo con gli acrilici i cuori. Ah, vedi? Maria dice, Maria Samà, buongiorno a tutte, buongiorno. Scherzo. Paola, ma è vellutato da tutte e due le Sì, parti? certo, Sì, assolutamente sì, sì. sì, Vedete, sì. questo è proprio velluto da rincalic, sempre 50x70. Però non è double face velluto. Questa invece è similpelle vellutata. Questo sta a 6 euro, questo sta a 6,50 euro. Dipende quello che vi piace. Tiziana dice provato ed è stupendo. No! Vesicchia? No! No, raga! No, è impensabile spostare È un sto sasso. È uno scoglio. colore. Ci hanno mandato un sasso tipico de Bolzano. Sì. Eh? No, e apro sul posto. Apro sul Oh, posto, sì. vai. È impensabile. Elisa, ciao, cosa serve? Sempre per fare rose o se non lo vuoi scaldare, fiori in generale, se non lo vuoi scaldare lo puoi usare per fare anche Se pochette. può cucirsi a mano che a macchina, portocchiali, pochette, quello che ti pare proprio, Elisa. Allora, un pannolenci bianco, de piombo. De piombo, perché si Infatti. muove il pacco. No. E qua. Oh, ben fan, che era flotta, ragazzi, che sto a parlare? Sto a parlare che è tornata finalmente, finalmente. Ah, ma c'è tanta roba Ah, sì? qua. C'è il pannolenci bianco con le volpine del piccolo principe. Guardate che Povero, carino. stava solo là dentro. A fa spessore l'hanno messo, questo Povero. carino, a fa spessore, guardate che carino. Questo C'è piccolino. stata una novità di qualche mese fa. No, ma io la posso No, tirare su. A è me ce n'è, pesa ma so che? 25 kg. Ah, sì. Non si può. Oh, Oh, mosi. Maria Pia, ci sei? È tornata la ceramica della Keraflot, quella tedesca, che è liscia come il marmo, è bianca come il marmo. E sa, sapete, fa l'impasto bene, esce pure senza bolle, quindi non c'ha bisogno di doppia lavorazione. Ok? Quindi 25, 20 chi, 20 per uno, Ah, lo so, 20 kg. 20 kg di ceramica Keraflot. Va Sì. Per bene? noi è la più buona Sì, che perché ci noi questa sia. è la meglio. Sì. Costa sui 6,50 euro un chilo. Ok. Ceramica, polvere Ceramica, sì. di ceramica. Mo' io volevo provare la taglierina. Dove metto? Chi lo sa?
Allora, Deborah dice: ragazze, portate fortuna. Appena avete cominciato la diretta, sono entrati i clienti. Andate avanti un altro pochino, Deborah e Stefania. Ciao Deborah, ciao Bocca Stefania. al lupo. Serena, dove eri finita? Sei tornata. Ciao Manuela. Katia, con questi spacchettamenti è sempre una festa. Grazie ca. Vabbè, Sì, Maria Pia, questa intendevo come ceramica. ma io mi metto qua. Manuela dice, ora fate spazio a Marti. Allora, sì, un po' di spazio. E che prendo? Prendo cartoncino, gomma crepla e Fetta così. fammi levare un po' i guanti, aspetta. Facciamo delle provole. Facciamo delle provole. Sì, pesa come un piombo, esatto, no? Mamma mia, un ragazzino, raga. Federica. Un ragazzino. Vabbè, ma mi è piaciuto tutta sta roba. Mi è piaciuto lo spacchettamento. Oggi era proprio fritto misto, eh. Federica, non ricordo come si chiama lo strumento per fare le scritte col filo metallico. Si chiama Happy Jig. Happy. Sì. Comunque, magari nella ricerca sul sito scrivi Memory, ti escono tutti gli attrezzi della Memory Keepers e questo è uno degli ultimi, perché sono gli ultimi strumenti che sono arrivati. Questo che è 300 grammi sto Sì. cartoncino. Quindi io in 80 grammi, in 300 grammi. Poi prendiamo un po' di fommi. Vabbè, fammi ce l'ho sotto di là. Allora me la rivie qua. Sì. Marina dice, bellissima merce, brava ma Martina. Martina, Martina. Maria Pia, per cambi, modifiche, aggiunte, scrivici un messaggio in privato perché la diretta poi i messaggi non riusciamo a rileggerli, a ricapire tutto. Allora, fommi 2 mm. Fommi. Il glicine ce l'ho. Fommi 1 mm. No, scusate, questo è 0,8. Fiamo l'1. Queste due. Pannolenci non taglierà mai, no? Vabbè. Proviamo. Volevo provare l'1 mm anziché il 2. Di conseguenza. Ok, sono pronta. Vado a provare una cosa nuovissima. Sì. Che si è comprata Giusy? E quindi io non so manco di che stiamo a parlare, però è un attrezzo che dovrebbe. Senti giù, visto che mi Dimmi. sono rimessi i guanti, mi hai vinto il tappetino da lavoro? Che Sì. stiamo mai alla ma sfugge. Sì, precisamente l'abbiamo messo. Davanti a te. Davanti a te. Davanti a me. Destra. Destra. Fiocchetteria, sinistra. Ah, ecco Davanti a lei. Stava davanti a te? qua. Stava davanti a te. Fine. Quale Ah! vuoi, il vecchio o No, dammi il il vecchio. vecchio? Conveniente, rodà. Non so io l'inglese, non lo so. Ma tu hai capito come funziona? Ma spieghi tu a Allora, me, io no, non procedo. lo so, però Allora, vediamo innanzitutto insieme. inquadra Sì. che Ok. non si vede nei commenti. Ci stai? Sì. Ci vanno i commenti sopra? Perfetto. Ci metto sotto un paio di fustelle per dargli un po' di rigidità. Allora, la lama dov'è? È sotto, sarà. Ok. Qua c'è scritto svita a sinistra. Andiamo a svita. Ma non svita. E forse con quello lì? No. Ma non svita. Tutto al contrario, non c'è il buco? No. Ma io non la sviderei. Allora, qua c'è scritto look e unlook. Ma come ha già fatto? Ma se svidi solo il cosetto rosa?
Ok. Ok, poi pio un foglio 80 grammi. Che devo fare poi? Che c'è scritto qua? Push. Allora. Ah, ho capito! Ho capito! È facile, Lo devi eccolo! tenere, però lo devi tenere fermo, Sì, ovviamente. allora aspetta, aspetta, ho capito, eh. Allora, mettiamoci qua. Mettiamo che vogliamo fare un cerchio da 5 centimetri. Teniamo fermo e facciamo look. Sì. Look. Giriamo. E non esce niente. È perché non stai facendo pressione, secondo Dove fa pressione? da, Qua, sulla lama. push. Ma per me perché ho girato la lama, senti Può amore. essere. Vuoi dare la GGS compra Giusy? No, no, Vedi sotto Ah, ma non se c'è più la lama. evidentemente l'hai. Andiamo a vedere di che si tratta. Alama. Amulla. Moscerino. Allora, amolla va dentro la lama. Questa va qua dentro. Eccola, è uscita, si vede? No, no. E questo va a chiudere. Comunque lo stanno dicendo, ci abbiamo messo su un tavolo piano perché con la roba E sotto. dove si mettiamo? Lo so, non c'è spazio. Poi così. Lo devi mettere prima? Ma non c'è la lama. Ma come funziona sto coso? Non lo so, ci sarà modo per Ah, vedi, bloccarla. così esce la lama. Ok. E così se ne va la lama. Se Quindi ritrae. abbiamo già capito qualcosa. Qua Ok. c'è scritto push. Eh sì, perché lì lo devi premere per girare. Ma se io invece facessi così, voglio un cerchio da 10 centimetri e io pusho qua? No. No, ma ha tagliato troppo. Adesso lo No. matti. Ma le sorelle Ranieri stanno a lavorare o ci stanno a guardare? No, perché Non se lo so. c'erano loro sono No, scherpe. ma il problema è il supporto sotto che tocca Ma togliere, tu mettere a dici? me. Ci Certo. Perché non sta in pari, no? mettiamo una scatola? Un Ah, già meglio. po' ballerina. Infatti devi mettere su un piano, no? Sulla montagna di roba. Un po' ballerina. E questo che ci famo secondo voi? Lo so. Allora, cambiamo foglio. Forse è per una manovella. 300 grammi. Lo so. E cerchio ma ha fatto preciso. Guarda che giotto. Però devo capire. Forse anche la lama si può regolare. Sì. Allora, ma entra e esce come ti pare. Ma per me qua va fatto. È là che va fatto. No, Dove se potevamo mettere? non lo so. Ma la Vogliamo. mette sul bancone? Andiamoci a mettere Andiamo, sul bancone, dai. scusate, ma mo è diventata una cosa tra mille. Deborah dice ci siamo. Voi ce l'avete? Se ce l'avete, ce la spiegate?
Martina, le istruzioni sul retro della confezione. No, io ne leggo. Allora, un attimo che andiamo di qua. Arrivo. Eccomi. Vieni, vieni. Sì. Inquadra qua. Ma Deborah ci ha detto le istruzioni, devo guardare. No, Ah. cioè, ho letto, leggi il messaggio precedente, ma io non lo vedo. Perfetto. Devi premere di più, un attrezzo fighissimo anni fa esisteva di un'altra marca. Che Ma questo, secondo voi, che è questo coso rosa? è? Perché non fa niente. Il pirulino serve per girare. Ah. Fammi un cerco da 2 centimetri. Ma devo stringere del tutto? Eh sì, se no, vedi, si è Sì, secondo mossa. me è una questione di pressione e di lama. Devo stringere. Oppure devo fare così. Ma no. No, va, il Ma dito lo com'è? devi mettere qua. Ecco. Il dito lo metto qua. Ma funziona. Ma non c'è più la lama. Ma che mi è stata a fare? Spare Bloodless. Ma che è? Lama. Lama. La maniglietta rosa, mettila nel buchino e gira. Aspettate che mi se ne è andata la lama. Qua c'è scritto look. L'ho usato ieri, si deve stringere la lama e stesso con il pirulino giri. E stesso con il pirulino giri. Non ho capito. No. Descrivi un po' meglio per piacere. La manovella forse va sopra dove metti il dito per girare. Senti, tu, visto che ci stai intanto, accendi le luci, va. Aspetta. No, ce ne Sennò pure al vuole buio. Ecco, intanto ci vediamo. È già un passo avanti. Secondo voi è normale che mi sia incastrata la lama? Non vorrei che stando su, che non era piano, ti sei incastrata la lama. Comunque ci dovrebbero No, essere no, che ci dovrebbero essere? Mo io finché ci riesco tu non te ne vai, eh? Deborah dice sì, sta tutto nella pressione, devi stare in piano perfetto. Sta tutto nella pressione e devi stare in più. Ma dove devo premere? Dove c'è scritto push o devo premere qua? Donatella, non tenere la base. Usa le due mani, una sul pirulino rosa e una sul cerchio. Ah, ok, vedi, già ho capito questo. Non tenere la base, quindi vuol dire che devo tenere così, una sul pirulino e una qua. Ha Ah, ok. capito? Questo già. Ah, ok, sì, è giusto, perché altrimenti tu poi gli dai lo spessore e quella non gira. Lo spessore. Credo. Allora, non tenere look. Ma se io faccio look, scusate, ma se ne va la lama. E qua se apro, che succede? Niente. Devi premere sul trasparente, che sia sul trasparente che sul pirulino rosa piccolo. Sì, ho capito, ho capito. Questo però lo blocca. Allora, stiamo così. Sul trasparente e sul pirulino piccolo. E poi Sì, mi si incrocia nelle giri. mani. E no, mi se n'è andata la lama. Come ha bloccata la lama? Scusate. Ken, si Sarà vede dove sta? lock che blocca la lama per sicurezza.
Aspetta, dai, Marendo, vado a più la scatola un attimo. Mi sono resa. Donatella dice ci ho impiegato un po' prima di capirlo. Ah, allora non siamo le sole. No, più che altro non si capisce questa cosa della lama. Ma sicuramente sarà una stupidaggine. Mi sono arresa, ha vinto l'attrezzo, sono andata a pigliare la scatola. Allora, vieni qua, Giusy, Ecco. qua, devi essere i miei occhi. Allora, stiamo così, che già non ci stiamo perché io l'ho smontata, quindi rimontiamola. Posiziona il taglierino sulla carta. Aspetta. Questo come va? Il cicciotto va verso su. Ok. Poi dice allentare il posizionatore e regolare il diametro. Senti, senti, mi sta a tradurre da inglese. No, sta scritto in italiano. Ah! Che Quindi stringerlo di nuovo. terribile! Allora, posizioniamo. Vieni qua, posizioniamo. Sì. Poi. Ecco, stiamo come la prima figura, giusto? Sì. Poi Poi che devo fare? girare il regolatore per far apparire le lame, cioè il coso sopra rosa. È È apparsa. apparsa ma non... Ah, eccolo, ecco. Poi... se n'è andata. È apparsa! Se n'è andata! Ma a me mi appare se ne va, ma perché... Eccola! Ok, fermi tutti. Ok, Ok, poi... poi mettere il dito sopra il pulsante tenendo premuta la base con l'altra mano. Non ho capito. C'è Così. È questo, ferma, questo, quello che... là che. No, non mi salta sto passaggio, che c'è... Girare il regolatore per far apparire le ma io fino a mo' ho fatto il passaggio 2, invece qua è il 3. Allora devo fare così. Le lame si fanno apparire con quello fucsia. Capito? Eccola! E famo look. Ho capito. Allora, questo ve blocca la lama, il bianco. Sì. Questo ve la fa comparì. Sì, Eccola però a me mi si sta spegnendo il telefono. qua. Un attimo, dai. Poi. Poi. Vai, leggi. Mettere il dito sopra il pulsante, tenendo premuta la base con l'altra mano. Mettere il dito sopra il pulsante. Sì. Questo, tenendo premuta la base con l'altra mano. Così. Poi. Ok. Poi. Tutto qui, girare Ah. nuovamente il regolatore per far ritrarre la lama a fine taglio. Ah, ok, vedi. Ha tagliato 300 grammi, forse devo mettere più lama. Allora, vediamo la gomma crepla che ci è fregata la carta. E questa a che serve? Non lo dice da nessuna parte. Perfetto. Wow, yes! Foamy Oh, soft 1 mm. tagliato perfettamente. Aspetta. Quindi, areggete. Girate. No, gomma crepla a 2 mm, no, aspetta, 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 non te spegne, non te spegne, voglio provare a vedere se mi dà più lama possibile, vediamo, Se fa due giri. tu giri di che? Ah, sì, c'ha ragione, non arriva la forza, ma io farei da qua però, Infatti. ma pure 3, 4, 5, 6, tanto è uguale, no, Però se 2 mm, tiri, tira un attimo. vabbè, se tiri si esce, ecco qua. Ma devi tirare. 2 mm. Vabbè, lo taglia. 1 mm. Ok, Aspetta, 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 devo fare una prova, devo fare una prova. Aspetta, 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 aspetta. Voglio farlo piccolissimo da 1 cm. Aspetta, aspetta. Quindi, così. Tengo, giro. 100 volte. Velocemente. Come la centrifuga. Ecco qua, raga. Gomma crepla 2 mm. Aspetta, aspetta. Aspetta, ferma, non ti muove.
Come devo fare? Ah, reggo. Sì. Ah, ma se Devi muove. mettere un pezzetto di scotch. E vabbè, Cioè. mo ce l'ho lo No. scotch. Reggo, giro. Ecco qua, gomma crepla 1 mm, quindi che ci frega a noi dalla carta, famola lavorare a chi la lavora. Gomma crepla 2 mm e 1 mm, ce l'ha tagliata. Volemmo fare la prova col panno Lenci morbidissimo, non la tagliamo mai, chi lo sa, Non finché ci penso. si spegne il cellulare, che ci frega. Noi ci proviamo, quindi era facile, basta solo le... se muove tutto qua, ma che è? Ma che è? Se muove tutto. No. No, na manco scarfito. No, no, Panno no, no. Lenci no, quindi tessuti no. Gomma crepla sì. È una taglierina che ci permette di fare i cerchi. Adesso che la andiamo a riporre, che cosa facciamo? Giriamo questa cosina fucsia, vediamo che l'ho capita, vado diretta. Giriamo sta cosina fucsia e la lama scompare. Così ce la salvaguardiamo e non ci si rovina. E stiamo a 1 cm. Se la vogliamo muovere, facciamo unlock. Lac a lac, ecco E qua. gira sulla guida. Diciamo sono questi due o tre passaggi iniziali che tocca capire. Quindi gomma crepla va bene. Giù si nascondi tutto che mo Martina taglia E tutto. mo capito come funziona. Aspetta che mi si è girato lac a lac. Il sciaccan. Però quello che è poi? Che? Qualcosa rosa. No, Questo? quello lì. Ah, giù, ma io mica posso sapere tutto però, Allora, qui eh? c'è Ma rimette scritto. mala, ma. Qua regolatore. No. Non c'è scritto. O almeno non lo vedo. Brava Martina. No, non lo trovo. Qua non lo puoi mettere qua. In gira se lo metto qua. A che serve? Non si sa. Così, un bigodino. Fate così, un po' centrifuga 1000 giri. Assurda, è perché ne ho girato ben ala. 1 mm. Diciamo per chi non ha la big shot, E vuole fare cerchi, pua? deve fare i pois, torta coi pois, eccetera, eccetera. Questo è un ottimo attrezzo che sostituisce. Quello rosa serve secondo me per girare sul buco. No, qua. Ma che Sarà una protezione? è? Ah, può essere, lo sai. Ma no, ma ci vado cortito, No. no. Fammi vedere. Ma questo sarà un pezzo in più, ci hanno dato un omaggio. No, qua. Ah, guarda! Questo è una protezione per andare avanti e indietro. È effortless circle cutting. Che vuol dire? Guarda. Per facile Grip. Che vuol dire? Chi sa inglese? Grip e grap. ma non si incastra. No, è quello che è in zangastra. Forse serve solo per aiutarti a girare. Come aiuto cuoco. Ma che ne so, comunque mi è piaciuta, brava Giusy, mi credevo che era una sola, invece bravissima, mi è proprio piaciuta. Facciamo un 6 cm. Mettiamo la lama, la lama si mette verso così, mettiamo la lama, va a Serve. essere verso così, a reggo verso così, giro, giro, giro. Donatella che ce l'ha dice serve per fare più pressione sulla lama. Ah, ok, vedi? Vedi, vedi? Vedi chi ce l'ha? 2 mm. A 0,8 la tagliera come il burro. Ah no, devo fare da qua. Ah, si sta spegnendo, salutiamoci, 30 secondi. Ciao, ciao ragazze, grazie per essere state con noi, buon weekend e noi continuiamo a fare cerchi. Ciao, 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 un bacio. ciao.